God Save the Wine, abbiamo di nuovo con noi la Vernaccia San Gimignano, l'abbiamo già avuta quest'estate, ma la Vernaccia San Gimignano è un vino un po' da tutte le stagioni, nel senso positivo, nel senso che si adatta a tante tavole, a tante occasioni e anche le feste. Non ci mancavano le idee, ma quest'anno appunto il consorzio ha deciso di fare questo contest coinvolgendo alcune food blogger nelle ricette per la Vernaccia. Come sta andando, Stefano? Perché ancora non è concluso, giusto? Sì, sta andando molto bene, siamo molto soddisfatti, è un'iniziativa completamente nuova, stiamo, come dire, implementando un format, quindi stiamo anche noi stessi cercando di comprendere meglio questo mondo dei food blogger che sta diventando sempre più importante, anche se ovviamente è molto articolato e molto complesso e occorre comprenderlo e capirlo bene, quindi per noi una doppia occasione, quella di promuovere i nostri vini, far sì che venga comprese le potenzialità della Vernaccia in termini di abbinamenti, perché appunto noi vorremmo che questo vino fosse percepito non come il classico abbinamento vino bianco pesce, ma vino bianco piatti del territorio anche collinare, no? Del nostro centro della Toscana dove nasce la Vernaccia e ovviamente tutte le colline toscane. Quindi ecco una doppia occasione per promuovere il nostro vino, comprendere questo mondo così bello e articolato dei food blogger. Quindi mondo dei food blogger che racconteremo anche attraverso un libro che uscirà per Natale, cercheremo di farlo uscire un ebook. Per ora una ricetta, un'idea che ti ha colpito, so che sei in giuria e non ti puoi sbilanciare, ma qualcosa che ti è piaciuto in quelle ricette che hai visto? Non saprei ancora veramente esprimere un giudizio o comunque capire quello che così sto cercando di comprendere e di approfondire. Sicuramente sto vedendo molti piatti anche di pasta, sicuramente molto interessanti, però naturalmente si tratta di approfondire, di capire, di vedere queste ricette come sono fatte, come sono articolate. Ognuno di noi cercherà di giudicare i vari aspetti delle ricette per poi arrivare, se possibile, a trovare quella che è considerata per noi la ricetta dell'anno, anche se ovviamente io credo che tutte meriteranno perché l'impegno c'è stato molto forte e per questo ringraziamo i food blogger che si sono così impegnati. E noi saremo lì a provare queste ricette, la Vernaccia per fortuna non ci manca, le proveremo prima o poi tutte. Grazie Stefano. Grazie a voi, buona serata.